Allora, lo fanno partendo dalla scienza più dura, apprendimento dei topi, se vogliamo, stimolo-risposta. Vale per tutte le conforme comportamento, lo posso fare anche per il radar, applicare questo, per il computer, qualsiasi cosa che si comporti di parte interagente. Allora, apprendimento zero, risposta statica, riflesso condizionato. Questo è apprendimento zero. Sempre lo stesso stimolo, sempre la stessa risposta. Un computer, apprendimento zero, ok? Se faccio l'algoritmo giusto, la risposta è quella, non c'è apprendimento. Apprendimento 1, cambio di risposta. Campanello, niente. Campanello, niente. Campanello, saliva. Questo è apprendimento 1, cioè il cambio della risposta allo stimolo. Lo fa qualsiasi forma vivente, questo, ok? Anche il batterio è in grado di fare apprendimento 1. Apprendimento 2, cambio del contesto della risposta. Questo è un livello che, dicono loro, ci arrivano bene o male i vertebrati, cioè non ci arriva il batterio. Perché? Cambio del contesto della risposta. Nevrosi ho messo lì, giusto per farvi capire. La nevrosi sperimentale che cos'è? Abbiamo visto lì di là, Marianna, con le due levette. Cerchio, ellisse. Distingui il cerchio dall'ellisse, ti do il pesce. Distingui. Schiaccio l'ellisse, allungo un po' il cerchio, schiaccio l'ellisse, allungo un po' il cerchio. Se diventano uguali, la bestia sta male, si innervosisce, soffre, ha una nevrosi. Si comporta, aumenta la sudorazione, una crisi di nervi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che oltre a prendere lo stimolo, lui capisce il contesto dello stimolo, capisce che quello è un contesto in cui deve discriminare. Se io gli faccio vedere i due cerchi uguali in mezzo, per terra, in giro, lui non ha una nevrosi, ha capito che quello è un contesto, quindi vede gli stimoli, ma come dire, ordina la realtà, oltre che per impulsi semplici, per configurazioni più complesse degli impulsi, ok? Interessante il fatto che è più forte questo per i mammiferi, perché è il contesto relazionale che gli indica una grossa differenza, la nevrosi. Apprendimento 3. Lui ci ha studiato tanto, negli anni 70 faceva gli esperimenti proprio con Lilly, quello della camera di deprivazione sensoriale ad Altered States, e facevano Lilly anche quello del delfino flipper, no? Dei film, facevano gli esperimenti con i delfini, volevano vedere la comunicazione tra uomo e delfino. Allora l'apprendimento 3, cercano di dire al delfino: impara qualche cos'altro ancora, cioè non mi devi dare la risposta che ti stavo chiedendo. Non volevano che il delfino era abituato, faccio il salto e mi dai il pesce, faccio abbatto la coda e mi dai il pesce. Allora lo tirano fuori e nessuno dei suoi trick va bene, non becca mai il pesce. Allora il delfino, anche lui una crisi di nervi, poi a un certo punto dentro la gabbia, quando ormai era in depressione totale, si stava lasciando andare, deve essere quasi una psicosi, quindi a quel punto, a un certo punto schizza, inizia a sbattere contro la gabbia, si muove eccetera eccetera, esce, lo fanno uscire e inizia a fare tutta una serie di giochi mai visti prima, ne tira fuori un decine, ok? Giustamente qualcuno ha detto, ok, la creatività, cioè addirittura cambia la divisione in contesti, qua non è più un contesto in cui devo rifare una cosa di quelle che so che bisogna fare, devo inventarmi qualcos'altro. Questo, secondo loro, è una qualcosa che possono fare soltanto i mammiferi di livello superiore. L'uomo, cambio di visione in contesti, ho messo conversione. Le conversioni religiose sono di questa forma. Qualcuno ha detto l'ayahuasca, diceva giustamente, quanto dura? Per sempre. Una volta che cambi, cambi per sempre. Una conversione religiosa, chi si è adatta al buddismo, sa che ha cambiato per sempre. Chi è passato qualsiasi altra religione, chi ha avuto un'esperienza, una psicoterapia importante, chi è passato da una psicosi sa che non si è mai più quello di prima. È tutto il sistema della nostra modo di frammentare il mondo che è cambiato. Quindi non è, se io, la psicoterapia mi risolve la nevrosi, mi risolve, che ne so, io sto male tutte le sere e penso che sia per il lavoro eccetera, lui parlando a vedere come si sono concretizzate le mie esperienze da piccolo, capisce che, e mi dice: no, guarda, tu devi fare di più l'amore, io faccio di più l'amore, guarisco, ok? Ma risolto la nevrosi, io devo cambiare all'interno del mio modo di frammentare il mondo
ok, non è in questo contesto che devo cercare lavoro, devo cercare in quest'altro contesto. La conversione, l'esperienza psichedelica, l'apprendimento 3, la conversione, quindi l'illuminazione, è un cambio di modo in cui io faccio gli insiemi del mondo, il modo in cui io penso il mondo diviso in amore, lavoro, il modo in cui per esempio penso gli atomi, la scienza, Dio, ok. Apprendimento 4, niente, lui dirà non esiste in nessun sistema vivente sulla Terra, però se c'è un cambiamento nella evoluzione, nella filogenesi che ha portato all'apprendimento 3, evidentemente la combinazione di ontogenesi e filogenesi, Gaia quindi può aver fatto l'apprendimento 4. E basta, chiudo con questo dicendo insomma in poche parole che cosa ci può dire l'ecologia della mente negli enteogeni, è un po' quello che ha detto Matteo Guarnaccia oggi. Se vedete tutti gli altri che avevo messo prima, sia questo che era la scienza dura, sia il monoteismo, sia lo spiritismo, ci metto un po' io contro il mondo, qualcuno che ha detto ok, io devo capire come fare nel mondo, cioè lo scopo di guardare il mondo nel modo giusto, lo scopo di non fare male al pianeta, lo scopo di, quando dicevo giustamente, siamo ormai individualisti, un individuo. La sfida è riuscire a essere individualisti pensando che però l'ego è un pezzo del mondo, come ci insegnano le esperienze psichedeliche, quindi non può essere, non possiamo essere noi contro il mondo, non può essere lo spirito contro la materia, pensarle appunto in qualche modo, sì, abbattere il concetto di ego che ci portiamo dietro e pensare la mente senza l'ego, la mente nella natura, è difficile, però si può fare. Thank you.